Allora, body.mob è una serie di estratti ambientati all'interno della galleria della museo. È troppo stanco, e guarda, da, no, 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 no. allora body.mob è un progetto che è stato ideato per essere collocato all'interno del museo Maga. È composto da una serie di estratti che sono il progetto .mov, uno spettacolo realizzato 2 anni fa, e Body, che invece è l'ultima produzione. In realtà si sono volute utilizzare le zone che sembravano essere più adatte per mettere in evidenza una fotografia già presente. E per cui abbiamo cercato di creare un collegamento chiaro tra quella che è l'architettura dello spazio e la fotografia. La sezione che invece ha riguardato la parte interattiva, più specificatamente interattiva, abbiamo deciso di presentarla fuori all'esterno. L'accelerometro dava il ritmo e scandiva frasi musicali. Sì, abbiamo smontato e rimontato i pezzi per le due produzioni che Daniela ha citato. Sottolineo che la nuova produzione è in corso d'opera, vale a dire sarà presentata solo l'anno prossimo, primavera o estate, e sarà basata su dei sistemi molto sofisticati di motion tracking. Una telecamera infrarossi abbinati all'accelerometro. Quello che abbiamo fatto qui alla MAGA era appunto ambientare le scene più suggestive, più interessanti e idonee per essere svolte e sì, presentate in un altro modo, con una prospettiva all'interno del museo. Si inserisce in questa linea del museo performativo, abbiamo cercato di toccare tutti i punti più interessanti e più particolari del museo, in modo da creare un percorso, un itinerario all'interno anche dell'arte, non solo contemporanea, ma arte moderna del primo Novecento, negli ultimi 20 anni. Posso fare un'altra domanda? Sì. Volevo dire che in Body c'è una particolare attenzione all'architettura, nel senso che mi stanno interessando moltissimo le divisioni degli spazi e mi sto confrontando più di quanto non fosse in passato con un rapporto con delle strutture, per cui il rapporto con lo spazio e il rapporto con il limite dello spazio. Il tempo e la musica nel corpo è sempre stato una mia grande di mio interesse particolarmente, però in questo caso sto scoprendo uno spazio che mi piace molto abitare, con il quale mi piace interagire, con il quale mi piace giocare e che mi dà una serie di informazioni, di spunti che non avrei mai immaginato. Una nuova prospettiva di lavoro che si è aperta. Sì, era anche un intervento sulla linea del festival performazioni, quindi cercare di espandere questa dimensione performativa, e anche per noi è stata un po' una sfida, perché il lavoro con la tecnologia è sempre molto sofisticato e cambiare spazi, cambiare tipologia di luce, di qualità di risposta degli accelerometri, dei danzatori, è sempre una sfida che ci piace affrontare.